Vorrei subito passare, anzi prima vi ripresento, aggiungo qualcosa rispetto a quello che ha già detto Riccardo Lenzi, le persone che sono a fianco a me, Claudio Nunziata che si è occupato delle stragi, è scrivibile al periodo della strategia della tensione tra il periodo tra il 1974 e il 1984, per cui oltre al 2 agosto 80 si è occupato dell'Italicus e del Rapido 904 e che ha anche pubblicato con Sergio Flamini due libri che parlano del segreto di Stato, del suo uso e del suo abuso e per Socialmente Editore un diario criminale della Prima Repubblica. Paolo Bolognesi, che è anche uno scrittore thriller, diciamo, da un po' di tempo a questa parte, che pubblica questi romanzi molto particolari in cui, avvalendosi degli strumenti messi a disposizione della fiction, continua a raccontarci quali sono stati determinati meccanismi che hanno caratterizzato e che continuano a caratterizzare a cicli costanti la storia italiana. Di fatto in questa città è noto soprattutto per essere il presidente dell'associazione tra i familiari delle vittime del 2 agosto 1980. Lo è dal 1996, quando subentrò a Torquato Secci e di fatto si è occupato ormai da quasi 15 anni di portare avanti quella che è una delle attività basilari per cui l'associazione era nata, quella di fare informazione, di cercare di ottenere giustizia per ciò che è avvenuto. E io vorrei subito porre una domanda a Claudio Nunziata e chiedergli se la strage alla stazione di Bologna è ascrivibile in un quadro più ampio di attacco alla democrazia. Innanzitutto dobbiamo sgombrare un po' il campo da alcuni luoghi comuni che si sono molto diffusi sul problema del 2 agosto. Non è un fatto misterioso. Ed è un fatto che sicuramente si inserisce nella strategia che ci è stata portata in Italia dal 69 al 93. Dopo che è stata commessa la strage, noi siamo stati tutti quanti oggetto passivo di un ulteriore depistaggio, oltre a quelli che sono stati ritenuti nella sentenza, che è quello depistaggio che ha tentato di ridicolizzare e ridurre questo fatto, c'è chi dice un fatto occasionale addirittura, ma poi anche a isolarlo, frammentarlo rispetto a tutto il resto che è avvenuto in Italia. Questo appartiene alla continuazione della strategia del depistaggio, quindi voi se individuate i soggetti che hanno portato avanti questa disinformazione, identificate dei possibili correi, diciamo, dell'operazione del depistaggio, uno dei quali, così abbastanza visibile, mi pare sia il senatore Cossino. La strategia dell'attenzione, questa strategia portata avanti in Italia nasce nel 69 per un motivo ben preciso. Vi ricordate nel 69 ci fu l'omicidio di Robert Kennedy, poi di Martin Luther King, poi ci fu l'elezione di Nixon. E l'elezione di Nixon è un momento centrale perché Nixon viene eletto proprio perché il suo concorrente, che era Robert Kennedy, viene ammazzato. E da allora fino al 74 inizia una parte della strategia che è stata portata avanti in Italia da Nixon e dal suo, come si chiama, Kissinger. Ormai ci sono degli atti tirati fuori dagli archivi americani che documentano ampiamente, diciamo, la ispirazione che c'è stata di quello che è avvenuto in Italia. Poi nel 74 Nixon è stato messo sotto, è stato l'8 agosto, 4 giorni dopo la strage dell'Italicus, è stato incriminato. Poi c'è stata la liberazione del Portogallo dalla dittatura, poi la liberazione della Grecia dalla dittatura, poi dopo un anno ancora quella della Spagna, è cambiato completamente il clima. Ma in quegli anni è anche cambiato
il governo in Italia, nel senso che dal 74 al 76 abbiamo Moro come capo del governo, ed è stato forse una delle fasi di tranquillità terroristica in Italia, perché poi il terrorismo è ripreso, c'è stato il terrorismo rosso che era, ovviamente doveva, era stato preannunziato già. Michel, il capo del SID, quando fu arrestato nel 74, disse: vedrete, adesso si svilupperà il terrorismo rosso, e si è sviluppato difatti. Ma il clou, il momento più tragico del nostro paese è stato quello che è andato dal 78 all'82, perché dal 78 all'82 c'è stata l'eliminazione di buona parte della classe dirigente di questo paese. Centinaia di omicidi di funzionari, dirigenti, giudici, e poi il Moro, e poi la strage alla stazione, quel momento quasi di spartiacque, ma è tutto ascritto nella stessa strategia. Noi siamo abituati, forse anche noi a quei tempi non avevamo, diciamo, la visione d'insieme che abbiamo adesso, che possiamo avere adesso, che ci consente di vedere tutti questi fenomeni intrecciati. Noi allora avevamo purtroppo una visione molto angusta, avevamo pochissimi mezzi a disposizione, ma di questi fenomeni, e li abbiamo analizzati singolarmente. Invece adesso possiamo dire con certezza che c'è stata una presenza di componenti anche mafiosi. In quella si erano stabiliti gli accordi fra terroristi e mafiosi. C'è stata una testimonianza raccolta dai giudici di Brescia in questi mesi, di uno che ha testimoniato sul fatto che erano stati presi degli accordi precisi di collaborazione fra delinquenza organizzata e neofascisti, per arrivare a un risultato destabilizzante del paese. Per quanto la commissione stragi diretta dal senatore Pellegrino abbia affermato il contrario, in realtà, anche se ha posto degli interrogativi, se bisogna accertare, eccetera, eccetera, adesso possiamo dire che anche allora, anche nell'80, c'erano delle persone che avevano la velleità di compiere ancora un colpo di Stato in Italia. Cioè un rivolgimento politico, non un colpo di Stato militare come quelli che furono organizzati negli anni che vanno dal 69, dal 70 al 74. Un rivolgimento politico che aveva bisogno come presupposto la commissione di una serie di attentati che dovevano indurre l'opinione pubblica ad accettare un governo forte. Questo in realtà è avvenuto. Ci sono numerose testimonianze oggi che ci consentono di fare questo tipo di valutazione, che è una valutazione grave, che va molto al di là. Certo, noi abbiamo sempre pensato che tre ragazzini, non si può scaricare la responsabilità soltanto su tre ragazzini di una strage come quella che è venuta a Bologna. Tre ragazzini erano tre ragazzini perché dovevano essere bruciati, oppure comunque che erano disponibili a fare questa cosa, perché questa è la modalità operativa di questa gente, ma dietro c'era gente molto più matura. Per esempio, chi ha fatto il piano di rinascita nazionale di Sciogelli, probabilmente era quello il progetto politico che bisognava realizzare e che aveva bisogno di questi attentati.